Sulla pagina Viso in Forma. E siamo già alla puntata 46. Allora, intanto che vi collegate, verifico anch'io che funzionano i collegamenti, dovremmo esserci. Poi vi chiedo gentilmente di farmi qualche segnale che mi vedete, mi sentite. Come vi ho anticipato, anche oggi abbiamo un ospite, non è nuovo, conoscete già la cosmetologa Sonia Rovesti e oggi sarà di nuovo con noi per parlarci di un argomento molto molto interessante. Quindi spero che sarete anche oggi numerosi a seguire questa diretta. Oh, che bello, vedo già i commenti, like, quindi funziona tutto, grazie. Quindi benvenuti ad una nuova puntata e ridendo e scherzando, sì, come ho detto prima, siamo già alla puntata 46, quindi ne abbiamo fatta un bel po' di strada insieme con argomenti vari e con ospiti. Ciao Adriana, Gabriella, Anna, ciao, ben collegati, Luana, ben collegati. Io direi di chiamare e di invitare subito l'ospite, visto che sicuramente ci saranno poi anche tante domande. Quindi, Sonia, diamo un benvenuto alla cosmetologa dottoressa Sonia Rovesti. No, ancora. Eccola. Ciao Sonia. Bentornata Eccoci, ciao, buongiorno, buongiorno a tutte. a questa pagina Viso in Forma. I tuoi interventi sono sempre molto interessanti e seguiti dai miei follower, diciamo, visto che entrambe parliamo di pelle, di cura della pelle. E anche oggi ci sarà un argomento molto interessante, visto che ci stiamo avvicinando sempre di più all'estate, quindi è importante sapere come affrontare questa stagione nel migliore dei modi. Certo, io sono contenta di essere qua con voi oggi e sono contenta soprattutto di poter parlare di questo argomento perché è molto comune e la gente in realtà sa un sacco di pezzetti di cose, non le sa in maniera completa e quindi vorrei proprio fare chiarezza su che cosa sono i filtri solari, su come funziona la nostra pelle, insomma, su un po' di argomenti. Esatto, per chi giusto si sta collegando, ovvero ancora magari ad una prima diretta qui sulla pagina, questa è una pagina di yoga facciale e con noi abbiamo la cosmetologa Sonia Rovesti che oggi ci parlerà appunto come proteggere la pelle dai raggi solari, come prevenire diciamo anche le eventuali macchie o comunque i segni. Quindi ci spiegherà un pochino come scegliere. Ovvero cosa guardare nella scelta di creme solari, a cosa servono i filtri, cioè tutto quello che appunto riguarda la protezione, della pelle dal sole. Quindi Sonia, ti lascio la parola. Grazie, grazie, perfetto. Allora, prima di entrare proprio nel vivo dell'argomento, mi piacerebbe spiegare, perché io cerco sempre di entrare proprio nel funzionamento della nostra pelle. Quindi capiamo, che cosa succede alla pelle quando viene esposta al sole e quindi poi come fare per difenderla dal sole. Allora, se noi facciamo vedere già che ci siamo, io ho dato a Petra delle foto che Aspetta, vorrei far vedere. Ecco, io mi perfetto. sposto in attimo. C'è una delle foto che mostra com'è fatta la nostra pelle. Quindi vedete che la nostra pelle è a strati. Quindi nello strato i raggi UVB riescono a penetrare nel primo strato della pelle, che è quello che si chiama epidermide. I raggi UVA penetrano anche al di sotto dell'epidermide. E quello che vedete come onda è proprio la giunzione tra l'epidermide e il derma. Ed è lì, in quello strato fatto a onde, che si incastrano quelli che si chiamano melanociti, che sono le cellule in grado di produrre la melanina. La melanina è la nostra protezione, cioè quello che il nostro corpo mette in atto per proteggere la nostra pelle dal
raggio solare, perché il raggio solare è benefico da una parte, perché aiuta il buon umore, perché aiuta la sintesi di vitamina D, perché così la vitamina D si fissa nelle ossa, quindi il sole è una cosa che fa bene da una parte, ma fa anche male dall'altra parte. Quindi la nostra pelle cerca in un certo senso di difendersi dal sole e crea questi pigmenti di melanina che fa sì che risalgano sulla superficie della pelle, perché proprio facciano da filtro solare naturale, quindi è come se noi creassimo il nostro filtro solare. Raggi più dannosi sono quelli UVA, perché riescono a penetrare proprio molto in profondità all'interno della pelle. Quindi nel momento in cui andiamo ad acquistare un filtro solare, noi dobbiamo sempre far caso che ci sia un pallino in cui ci sia scritto dentro UVA, proprio il simbolo, ve lo faccio vedere giusto così. C'è un, ecco, vediamo se si vede. Sì, vede. C'è un pallino con scritto UVA. Quindi questo è una cosa che adesso per legge comunque ci deve essere. Se è un buon filtro solare, vuol dire che protegge anche dai raggi UVA, che sono proprio quelli più dannosi. E, che cosa volevo dire anche del funzionamento della pelle? Che la melanina viene prodotta nel momento in cui il raggio solare va a stimolare i melanociti. Quindi quando arriva il raggio solare dice alla nostra pelle: ehi, ci sono, e la nostra pelle produce melanina. Però può succedere che il melanocita, se viene troppo stimolato, quindi se noi stiamo molto al sole, oppure se la nostra pelle è invecchiata, se il melanocita sostanzialmente non funziona più così bene, lui continua a produrre melanina anche quando non è necessario. Quindi quando noi diciamo con l'età abbiamo le macchie sulla pelle ce le abbiamo perché purtroppo ci sono alcuni melanociti in alcune zone della nostra pelle che sono impazziti. E quindi, passatemi il termine, questi non riconoscono più se devono produrre melanina perché c'è davvero il raggio di sole, quindi c'è davvero necessità, oppure comunque loro producono tutto l'anno. Questo significa che noi nella zona dove i melanociti sono impazziti abbiamo la macchia, cioè la zona più scura, perché loro continuano a produrre melanina anche se non necessaria. Quando siamo giovani l'abbronzatura è bella, uniforme, e la nostra pelle si abbronza uniformemente, e quando non è più necessario l'abbronzatura se ne va, perché il mese di settembre, il mese di ottobre non deve più difendersi la nostra pelle dal sole, e quando siamo giovani l'abbronzatura se ne va, e nessuna giovane in genere si è mai lamentata di avere le macchie sul viso. Le macchie vengono purtroppo con l'età perché non siamo più in grado di, cioè il nostro melanocita non è più in grado di distinguere quando c'è appunto bisogno di formazione di melanina e quando invece no. Quindi quello che noi dobbiamo fare per non far impazzire i melanociti che ci sono al di sotto, quindi nello strato basale, si chiama, della nostra pelle, dobbiamo proteggerci dal sole. Ma la protezione va fatta, dico io, con intelligenza e con consapevolezza. Quindi quello che dobbiamo scegliere va scelto sempre in base a
all'attività che noi svolgeremo all'aperto. Quindi, se noi sappiamo di passare gran parte della nostra giornata al sole, perché è il mese di luglio, stiamo in spiaggia e quindi vogliamo passare tutta la giornata in spiaggia, allora avremo bisogno di un filtro solare efficiente. E adesso appunto spieghiamo che infatti, anche qua se poi sceglie questo filtro solare. Se noi invece al mare non ci piace andare e stiamo in ufficio tutto il giorno perché dobbiamo lavorare e comunque usciamo per pochissimo tempo durante la giornata, allora non ha senso utilizzare filtri solari con SPF molto alti. Io purtroppo sento di tantissime signore che al sole non ci stanno mai, ma che tutti i giorni prima di uscire usano l'SPF 50. Perché me l'ha detto il dermatologo? Ma il dermatologo non dice purtroppo anche che i filtri solari chimici, e adesso spiegherò bene che differenza c'è tra filtri solari chimici e fisici, portano danno sulla nostra pelle, quindi metterli serve sì quando sono necessari, quindi quando ci si espone al sole, perché il sole fa più danno in un certo senso, però quando non necessario è inutile mettere un SPF 50. Allora, capiamo. Si sente spesso, infatti anch'io sento diverse campane o da professionisti, anche qualcuno dice tutto l'anno sempre SPF 50, protezione totale. Lo so, quindi ci si cerca di parare e... No, certo, è giusto sentire... Infatti spiegaci il tuo punto di vista. Quello che io vorrei è far capire proprio che cos'è l'SPF e come questo funziona e come sceglierlo. Esatto. Allora, l'SPF è Sun Protective Factor, quindi fattore di protezione solare, ed è un numero. Cosa ci dobbiamo fare noi con questo numero? Allora, vediamo che c'è scritto 20, 30, 50, eccetera. Allora, se noi non mettessimo nessuna crema solare e stessimo al sole senza filtro solare, ci scotteremmo ipotesi a seconda del tipo di pelle, perché ovviamente ci sono pelli chiare, pelli medie, pelli scure, eccetera. Io faccio l'esempio di una pelle medio chiara, che se senza filtro solare si scotta dopo 5 minuti di esposizione al sole. Ok, ipotizziamo che siano 5 minuti, poi ci sarà chi si scotta in un minuto, chi si scotta in 10 minuti, a seconda della sua pelle. Comunque, ipotizziamo che siano 5 minuti. Se io metto su questa pelle un SPF 20, moltiplico questi 5 minuti in cui mi scotterei per 20 volte, quindi io posso stare al sole prima di scottarmi, 5 per 20 fa 100, io posso stare al sole prima di scottarmi 100 minuti. Questo significa che io posso stare al sole senza scottarmi quasi 2 ore, 100 minuti sono meno di 2 ore, per cui l'SPF 20 è strasufficiente se si sta al sole meno di 2 ore. Quindi, ad esempio, quando mia figlia era piccola, aveva 2 anni, eravamo in Sardegna e andavamo sulla spiaggia, e quindi però non è che la tenevo al sole, perché giustamente lei era piccolina con la pelle delicata, eccetera, le mettevo l'SPF 20 e giocavamo la nostra oretta in spiaggia con le formine, quello che fosse, lei faceva il bagno, com'era, eccetera, dopodiché la toglievo dal sole e la mettevo sotto l'ombrellone, le mettevo il cappello, comunque, cioè, facevo in modo che il sole non le arrivasse più sulla pelle, per cui l'SPF che le avevo messo era ampiamente sufficiente per l'ora che la lasciavo sulla spiaggia, al
sole. Quindi misuriamo sempre quanto tempo pensiamo di passare al sole senza poter riapplicare la nostra crema. Quindi se io esco e vado a fare una passeggiata e so che starò un'ora, allora è sufficiente un SPF 20. Se io vado a fare una gita in montagna e so che starò fuori tutta la giornata e quindi non ho modo di mettere il cappello o me lo sono dimenticato o quello che sia, io dovrò mettere un SPF 50 perché starò al sole per molto più di 100 minuti, starò al sole anche 200, anche 300 minuti, quindi dovrò avere un numero che ho applicato per i miei 5 minuti sia sufficientemente lungo da coprirmi il tempo. Spero di essere quindi, scusami se ho capito bene, quindi o metto 20 e sto circa 2 ore con quella protezione. Ma io posso mettere 20 e poi rimetterla dopo 2 ore, la rimetto per altro. Oppure metto una più alta e posso stare più a lungo, diciamo. Bravissima. Se io so che non la posso mettere più perché sono in barca, per esempio, e quindi mi viene scomodo perché c'è il sale, la borsa, le cose... Allora meglio avere una 50 che così almeno so che sono coperta più o meno tutto il giorno. Vale lo stesso per il viso, per il corpo, o il viso comunque in ogni caso più alta sempre? No, vale lo stesso per il viso, per il corpo, nel senso che la nostra pelle è sensibile nello stesso modo. In realtà, fra l'altro, in genere quella del corpo è più sensibile, poi ci sono certe zone che sono più sensibili di altre, magari dove la nostra pelle è più sottile, quelle zone sono più sensibili, quindi il décolleté di solito è più sensibile perché in questa zona è più sottile la pelle, mentre la zona delle cosce, per dire, è meno sensibile perché comunque si ha una pelle più spessa. Poi dipende anche sempre da soggetto a giustamente soggetto, perché c'è chi ha la pelle sottile dappertutto e c'è chi invece ha pelle più spessa, quindi giustamente dipende anche da questo. E quindi SPF 20 o 50 va scelto in base al tempo di esposizione, ma quello che io volevo sottolineare è che sarebbe bene utilizzare i filtri fisici. I filtri fisici, c'è una differenza tra filtri fisici e filtri chimici. Facciamo vedere come funzionano, perché tanti... Faccio vedere la foto che mi hai. Fai vedere la foto che ti ho mandato. Mi sposto un attimo. Brava, magari falla diventare grande, ma fammi diventare piccolina. Allora, vediamo nel riquadro di sinistra la pelle senza alcuna protezione e il raggio del sole penetra tranquillamente. Quelli di sinistra sono gli UVB e quelli di destra che penetrano più in profondità sono gli UVA. Quando si mettono i filtri inorganici, che sono quelli che si chiamano filtri fisici o anche detti filtri minerali, questi funzionano come se fossero uno specchio, quindi ci sono delle particelle che si depositano sulla pelle e che riflettono il raggio del sole. Quindi si ha proprio il raggio che arriva e che viene riflesso. Quello che succede invece nel filtro chimico, che è l'immagine tutta di destra, è che il raggio del sole arriva e viene assorbito dalla molecola del filtro chimico e viene trasformato. Vedete che al di sotto della pelle ci sono degli specie di ovali rossi? Quello è calore, quindi l'energia del raggio del sole viene trasformata in calore. Questo significa che la molecola del filtro chimico assorbe questa energia, l'assorbe una volta, l'assorbe due volte, l'assorbe tre volte, quindi l'assorbe mille volte, ma a un certo punto questa molecola diventa instabile e si rompe. Perché
giustamente ha una struttura che non è infinita, dico io, nel senso che non può assorbire all'infinito. A un certo punto diventa così poco stabile, cioè ha assorbito così tante volte il raggio solare e l'energia, e questa energia ha fatto sì che questa molecola a un certo punto si rompa. Rompendosi, purtroppo crea radicali liberi sulla nostra pelle e crea anche in realtà tante altre reazioni, innesca tante reazioni imprevedibili che creano danno sulla nostra pelle. Per questo io dico, non mettete filtri chimici se non sono necessari sulla pelle, perché il danno che si crea dalla molecola che si rompe e che interagisce con la nostra pelle è più grande, in un certo senso, del danno che il sole potrebbe fare sulla nostra pelle. Ma scusami, i filtri chimici, ma in che senso? Allora, ci sono creme che contengono filtri chimici e creme che contengono filtri fisici. Le creme che contengono filtri chimici sono quasi tutte, purtroppo sono quasi tutte, perché come sensorialità il filtro chimico è più leggero, si assorbe meglio sulla pelle, non dà effetto bianco, non dà untuosità, è più bello da spalmare. Però quello che non è bello è l'effetto che fa, perché utilizzare un filtro tutti i giorni, oltre a creare radicali liberi su certi tipi di pelle, crea anche delle irritazioni, crea anche della secchezza, crea anche degli squilibri. E tante signore dicono, ma io metto le creme, ma ho la pelle sempre secca, ho la pelle che si arrossa, ho la pelle che si squama, ho la pelle squilibrata, perché molto spesso è dovuto al fatto che utilizzano una crema da giorno che contiene filtri chimici. È una lotta che io combatto da anni, non capisco perché tanti formulatori formulano le creme da giorno con filtri chimici, perché va di moda probabilmente, perché si pensa che il sole sia veramente così dannoso, ma bisogna vedere quanto tempo si sta al sole. Quindi se una signora tutto l'anno va in ufficio e al sole ci sta 10 secondi, perché esce di casa, entra in macchina, esce dalla macchina e entra in ufficio, ditemi voi a che cosa serve avere sulla pelle un SPF 50, perché gliel'ha detto il dermatologo, quando il sole proprio neanche lo vedono. Ma queste molecole sulla pelle agiscono e interagiscono, e purtroppo sono molecole brutte che possono appunto portare irritazioni, secchezza, radicali liberi, quindi invecchiamento, e a volte anche altre cose che, vabbè, poi è meglio non entrare nel dettaglio proprio di quello che potrebbero generare. Comunque, quello che io dico sempre è cercare di scegliere e dosare in base alle attività che si fanno. Quindi questa è una delle cose. I filtri chimici si possono riconoscere all'interno delle etichette perché hanno dei nomi. Io i nomi non te li ho mandati e dopo ve li faccio vedere, magari potete scriverli. In uno dei libri... Per riconoscere i filtri chimici, quelli sì, che... Per riconoscere i filtri chimici, in uno... Questo qui è il libro che ho scritto per la salute della pelle del neonato. E ho parlato dei filtri, perché questi neonati poverini vengono... Per noi ormai è troppo tardi questo libro. No, infatti. E ho parlato dei filtri, e qui ho fatto, vediamo come si mette, ho fatto l'elenco di quello che sono i filtri chimici che si devono cercare all'interno di una crema e tendenzialmente cercare di non usare o di usare. Poi, se possiamo avere, se possibile, una foto, poi la pubblico volentieri, sotto la volentieri. diretta. Sono queste molecole molto
con questi nomi molto lunghi, brutti, eccetera, che mostra quella foto che ho fatto alle Hawaii. C'è stato un anno per il mio viaggio di nozze che sono andata alle Hawaii e sulle spiagge, prima di entrare in spiaggia, ti chiedevano is your sunscreen killing the reef? Cioè il tuo il solare che hai messo sulla pelle sta uccidendo la barriera corallina? I filtri chimici che sono indicati sotto e che sono quelli che vi ho mostrato, che ho scritto sul mio libro, ossibenzone, octinosate, avobenzone, octilsalate, omosalate, ottocrilene, eccetera, tutti quei nomi lì, oltre a essere dannosi sulla pelle, sono dannosi anche per la barriera corallina. Quindi questa e loro ammettono che la gente entri in acqua soltanto se ha filtri solari, cioè diciamo proprio scritto only zinc and titanium, quindi soltanto filtri solari fisici. Sono ammessi per il mare, quindi per il benessere, per l'ecologia, per la loro barriera corallina, giustamente perché loro costruiscono un po' tutto il turismo sul fatto che si vada a vedere i pesci, si faccia surf, comunque si faccia diciamo sport a contatto con la natura, bisogna preservarla, per cui loro dicono non puoi entrare nell'acqua se il tuo filtro solare è così, e i filtri solari te li controllano. Mm-hmm. Quindi ti guardano nella borsa, tu devi mostrare che cosa hai, che cosa metti. E quindi questa è una buona cosa, giustamente. E loro vendono quasi solo creme con filtri solari fisici, che sono quelli che riflettono il raggio del sole. I loro nomi sono molto semplici, quindi sono zinco ossido e titanio diossido, quindi sono degli ossidi come se fossero dei pigmenti che aiutano proprio il raggio del sole a non penetrare all'interno della pelle. Oltretutto aiutano molto anche, diciamo soprattutto l'ossido di zinco, aiuta molto le irritazioni della pelle, ed è quello che si usa anche sul culetto dei neonati quando c'è l'irritazione, quando c'è il culetto che si arrossa perché magari c'è il pannolino che dà fastidio, così si mette la pasta all'ossido di zinco, che proprio aiuta a lenire. E quindi sono buoni per la pelle questi. Diciamo loro ovviamente proteggono il mare, dicono fare attenzione alle creme. Dovremmo noi ragionare già prima a monte, cioè fare questo ragionamento, perché tutti i prodotti che noi usiamo anche a casa vanno a finire nelle nostre acque, quindi non è solo il momento che ci immergiamo nel mare, ma tutti i prodotti, gli shampoo, i detersivi, diciamo, anche quello va a finire nel mare e dovremmo prestare un po' più di attenzione. Ma questo è un altro discorso. È un altro discorso. Esatto, più naturalistico, biologico. Vuoi aggiungere ancora qualcosa? Perché qua vedo già un sacco di domande. Rispondiamo a qualcuno e poi aggiungo anche qualcos'altro. Allora, intanto dico subito che qua rispondiamo alle domande inerenti all'argomento di oggi, quindi chi chiedeva di Cooper Oss o altro, magari vi contatterete privatamente Sonia, perché oggi appunto è l'argomento protezione solare, quindi altri argomenti che abbiamo già trattato, collagene e acido ialuronico, quello appunto. Andate a rivedervi le puntate precedenti. Allora, vediamo cosa si può fare per la macchia. Anche qua magari lo tratteremo più avanti, perché adesso Sonia ha già detto la volta scorsa che adesso non è, correggimi se sbaglio, non è il momento per trattare le macchie. No, assolutamente adesso comincia a essere non più il momento,
perché quando si va a fare il trattamento delle macchie si deve agire in profondità e quindi si deve andare in un certo senso a scavare all'interno della nostra pelle, ma siccome adesso il sole comincia a diventare più importante, allora la nostra pelle non va scavata ma va protetta. Mm-hmm. Per cui da adesso fino al mese di ottobre, diciamo dal mese di maggio fino al mese di ottobre, non si devono curare le macchie, ma si deve proteggere la pelle per far sì che si formino meno macchie possibile. Mm-hmm. Sostanzialmente. Su come poi trattare le macchie, casomai faremo più in avanti in autunno una diretta. Volentieri. Allora, poi c'è una domanda. Oltre il sole, anche gli squilibri ormonali possono causare le macchie sul viso? Sì, questo può succedere, soprattutto in gravidanza, quello che si chiama cloasma gravidico, quindi dopo... Mentre si è incinta si possono formare degli aloni, non sono proprio delle macchie, sono degli aloni e sono localizzati in certe zone e questi generalmente scompaiono poi con il sistemarsi degli ormoni. Quindi mm-hmm. quello che è il cloasma, quello che si chiama linea nigra, che si forma sulla pancia, proprio a metà della pancia, non tutte ce l'hanno, è una linea più scura e questa è una linea che poi scompare con il sistemarsi degli ormoni, per cui sì, può succedere che i melanociti impazziscano, tra virgolette, perché stimolati dagli ormoni, ma poi si sistemano. Quando si è giovani si sistema tutto, è poi andando avanti con gli anni che le cose sono sempre un po' più lente. Allora, poi c'è un'altra domanda. Perché in estate, pur mantenendo le stesse abitudini come idratazione, crema solare, dopo sole, eccetera, dopo i 50 la pelle diventa meno tonica e rugosa che nel periodo invernale? Cioè, quindi, nonostante l'idratazione, la protezione, il dopo sole, durante l'estate la pelle è meno tonica rispetto all'inverno? E se c'è qualche rimedio? Certo, no, in realtà sì, nel senso che quello che succede stando all'aperto, ti prende il sole e la nostra pelle, noi se la idratiamo come in inverno, ma la mettiamo in un'altra situazione, avrà bisogno un po' di cose differenti, nel senso che stando più all'aperto la pelle evapora di più, la pelle è giustamente stimolata dal sole, si disidrata più velocemente e quindi noi abbiamo bisogno di proteggerla di più dalla disidratazione, quindi dovremo utilizzare molto acido ialuronico alla mattina prima della crema utilizzare un pochino durante il giorno, quello che io faccio anche con Sibilla, quando andiamo a sciare in realtà, che non è estate ma è inverno, però quando si sta molto all'aperto in quelle situazioni che disidratano molto la pelle, io mescolo una goccia di vitamina E alla crema che metto poi, quindi alla crema solare in questo caso, mescolare una goccia di vitamina E fa sì che la crema diventi più filmante e quindi la pelle evapori di meno. Quindi quello che succede, la pelle diventa grinzosa purtroppo in estate perché evapora di più. Certo. È come quando lasciamo una mela sullo scaffale e quella mela piano piano ci si disidrata. È come se la mettessimo in forno e l'acqua evapora molto più velocemente. Mm-hmm. Allora, poi c'è un altro commento. C'è Anna che dice che ha sempre messo la protezione 50 sul viso e collo per proteggere di più. E poi dice, in realtà la crema protettiva è tutta uguale, semplicemente è programmata per la durata delle ore al sole? Sì, è quello che immagino ho detto prima, è tutta uguale, solo è programmata di durare più oppure durare meno? Sì, la pelle, l'SPF 50 durerà 50 volte il tempo in cui tu ti scotteresti senza metterla e quindi sì.
Sceglila in base a quanto tempo stai, ma soprattutto scegli di metterla se ci stai al sole. Se non ci stai. Come capire una crema con filtro fisico? Una crema con filtro fisico, ve l'ho detto prima, è una crema che contiene negli ingredienti zinco ossido e titanio diossido. E sono, ma in genere adesso per fortuna ne stanno uscendo un pochino di più e quindi è indicato come claim. Quindi solo no filtri chimici, c'è scritto proprio come... moda, c'era anni fa, c'era no paraben free, adesso mettono chemical filter free. Un po' come senza glutine, dai. Sì, sì, sì. Chiedono come distinguere appunto la crema filtro fisico chimico. Bisogna prestare attenzione a quegli ingredienti che appunto abbiamo citato prima, che poi pubblicherò se possiamo, Sonia. Certo. Assolutamente. Okay. E poi chiede, è il filtro minerale? I filtri minerali sono filtri fisici, è un altro modo di chiamare l'ossido di zinco e il biossido di titanio, quindi sono proprio filtri fisici. Luana, allora il fattore di protezione indica solo il numero di tempo moltiplicato per l'esposizione? Sì. Sì. Bravissima, imparate di questa cosa così sapete sceglierla. Non è che SPF 50 protegge per sempre, ma se la vostra pelle è strasensibile e si scotta in un minuto, con un SPF 50 potete stare al sole 50 minuti. Quindi dovete regolarvi in base al vostro fototipo, si chiama. Poi chiedono, dicono di mettere la protezione solare anche per proteggerci dal telefonini, tablet, tutte queste luci artificiali? In realtà quella è la luce blu, quindi è una protezione blu-ray ed è una protezione diversa, non c'entra niente con la luce del sole, quindi non c'entra niente con gli SPF. Ci sono degli ingredienti attivi che adesso aiutano anche questa luce che appunto proviene dagli schermi, perché sembra che faccia invecchiare di più. Allora, non l'ho approfondita molto, se devo essere sincera, però è un claim che sta andando di moda un po' adesso, sono claim che stanno venendo fuori un po', e non so rispondervi se sia un po' una bufala per vendere delle cose nuove o se sia effettivamente una cosa, devo approfondire meglio, magari... Vedremo. Qua qualcuno chiede se dopo aver preso il sole la sera, quindi dopo la doccia, va bene mettere olio di semi. Dopo la doccia gli oli vanno sempre bene, assolutamente sì, è un buon elasticizzante, olio di semi, sì, sì, assolutamente va bene. Ogni quanto tempo bisogna ripetere l'applicazione solare? Dipende dal tempo, dal tuo tempo di scottatura. Quindi, però ci sono, una cosa volevo dire che fra l'altro non ho detto, ci sono creme che non sono resistenti all'acqua, quindi se andate a fare il bagno e uscite e la vostra crema non è water resistant, allora può essere che dobbiate riapplicarla ogni volta che entrate nell'acqua. Una cosa che nessuno sa, cioè quasi nessuno sa in realtà, e che ci tengo a dire, è che quando si spalma la crema solare non bisogna farla penetrare assolutamente, e cioè non bisogna spalmare troppo, perché la crema solare deve proteggere la pelle, quindi deve restare sulla superficie della pelle. Se io massaggio, massaggio e massaggio, lei penetra, penetra, penetra e la pelle non la protegge più, perché è penetrata al di sotto di dove dovrebbe stare. Quindi
la crema solare è meglio stenderla ma non massaggiarla, quindi non accanirsi al volerla far penetrare per non rimanere umida, perché nel momento in cui va sotto all'epidermide non serve più. Io tra l'altro proprio l'anno scorso, 2 anni fa, feci un video su YouTube, ho fatto delle prove di resistenza all'acqua, perché tanti, cioè ci sono tanti prodotti che tu pensi di essere protetto in acqua, invece appena entri va, dopo 2 minuti va giù inquinando il mare e non proteggendoti. Quindi anche lì bisogna fare attenzione anche a che prodotti scegliere, perché bisogna testare anche dopo 10 minuti, un'ora che sei dentro, se ce l'hai ancora quella protezione o è andato tutto giù. Quindi bravissima, è molto importante quello. Fate dei test. Cioè, io ho messo 2 mani saltando, facendo finta di saltare nel vaso con le mani, una è rimasta la crema, sull'altra invece è andata via. Quindi provate con le creme che acquistate a fare anche vedere se veramente resiste all'acqua. Certo. Allora, poi vediamo, qua chiede Francesca, le macchie bianche sul viso in gravidanza a cosa sono dovute e se vanno via successivamente? Le macchie bianche sul viso sono mancanza di melanina, a parte che in realtà possono essere più cose, possono essere mancanza di melanina e quindi vitiligine si chiama, ma può anche essere che sia un fungo, quindi non sempre una macchia bianca è legata alla melanina, può essere che sia appunto che siate andate in piscina piuttosto che abbiate avuto contatto con qualche cosa e ci sia questo fungo sulla vostra pelle, quindi dovete farle vedere a un dermatologo che potrà dirvi cosa sono. Poi qua c'è una signora che ha fatto il laser a novembre e il suo dermatologo le ha detto di mettere la protezione 50 sempre ogni giorno. E ma bene, cosa le suggerisci? Io suggerisco di scegliere che cosa si fa e quindi quanto tempo veramente si sta al sole, ma soprattutto se si vuole mettere protezione 50 di scegliere dei filtri fisici, quindi quindi mettere quella piuttosto che una crema di filtri chimici. Fra l'altro, le creme di filtri fisici sono molte dicono più unte, ma in realtà sono emulsioni acqua in olio invece che olio in acqua, e questo significa che hanno l'olio come fase esterna e questo significa che tengono la pelle più protetta dalla disidratazione, quindi chi ha la pelle con tendenza a seccarsi avrà un gran giovamento nell'utilizzare creme solari con filtri fisici, perché proprio danno quella bella emollienza sulla pelle e quindi anche questa migliorerà molto e non avranno più quella sensazione di pelle grinzosa quando stanno al mare o in spiaggia. Ok, qua chiedono sì, qualche marca, ma penso che ci sono sul mercato molti prodotti validi, l'importante è sapere cosa guardare, quello che hai suggerito tu. Poi non so se anche tu produci solari. No, creme solari non le faccio. La marca, quando mi scrivono ma che crema solare posso scegliere, io ne ho usate molte e quella che consiglio, anche se non mi piace fare pubblicità, così, però è la marca, vediamo se ve la posso far vedere, si legge, la marca B&B è quella che ha la migliore sensorialità e il miglior funzionamento, nel senso che tanti lamentano che le creme con filtri fisici lascino il bianco sulla pelle. Questa marca qua è una marca che usa dei filtri fisici rivestiti,
Per cui la sensazione di bianco, l'effetto bianco non è così evidente e ha tutti oli naturali biologici che danno una bellissima sensazione sulla pelle. Per cui è un bilanciamento ottimo, direi, che non ho visto in altre creme che vendono da altre parti, né in farmacia, né, ne ho usate molte, ma questa è quella che io amo di più. E quindi mi sento di consigliarla anche se non è mia, va bene. Certo. Allora, poi chiedono cosa ne pensi delle nanoparticelle nei filtri fisici, se sono dannose. Le nanoparticelle nei filtri fisici le hanno tolte dal mercato in un certo senso, nel senso che sono vietate perché hanno visto che penetravano troppo in profondità e quindi in realtà non è che siano così dannose, perché è un po' un argomento controverso. Possono penetrare così in profondità, dicono, da poter essere assorbite dai capillari e quindi andare in circolo poi. Oddio, per i solari che mettiamo e per la quantità che ne mettiamo, io credo che sia abbastanza difficile questa cosa, però potrebbe succedere, quindi magari sceglierli non nano, ma in realtà adesso non si possono fare con le nanoparticelle. Una domanda, infatti, che spesso sentiamo dire: è vero che bisogna mettere il solare molto prima di esporsi al sole? No. No? No. È una cosa di quelle che si sente, appunto, varie teorie. No, bisogna metterlo nel momento in cui si usa, nel momento in cui ci si espone, si può mettere. Quello che bisogna stare attenti è quando si è sudati, può essere che la crema si diluisca. Quindi questo non succede con le creme con filtri fisici, perché generalmente sono formulati come acqua in olio e quindi non si mescolano con il sudore in un certo senso, ma se si è molto sudati, nelle altre creme, quelle normali, dico io, nel senso quelle che vendono con filtri chimici, allora può succedere che si diluiscano con l'acqua del sudore e quindi che il solare diventi un po' meno efficace. Mm-hmm. Quindi da un SPF 50. Ah, una cosa che non ho detto è che se si compra una crema solare SPF 50, per esempio, e la si spalma molto bene, 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 la crema penetra e quindi non è più SPF 50, può essere che diventi fino a SPF 20, per dire, perché è penetrata troppo in profondità e quindi non agisce più come deve. Per cui attenzione a spalmarne troppo, quindi spalmarne il giusto, che siano distribuite sulla pelle, ma non accanirsi. Poi c'è Lori che dice che ha tutto il corpo con macchie piccole e più grandi bianche che restano per tutta l'estate. Questo potrebbe essere, Lori, un fungo, perché ci sono su tutto il corpo. Potrebbe essere, sì, bisognerebbe farlo vedere a un dermatologo, appunto. Potrebbe essere anche una distribuzione particolare della melanina che si evidenzia quando appunto ci si espone al sole, quindi quando ci si espone, se la melanina è prodotta dai melanociti ma non in maniera uniforme all'interno della nostra pelle, può essere che vengano queste zone con macchie. Ok. Una informazione per chi si è collegato adesso verso la fine: la diretta rimane pubblicata, quindi potete andare a rivedervi tutto quello che è stato detto finora senza ripetere di nuovo. Allora, come chiede Marta se si può mettere la crema idratante prima del solare? Sì, si può mettere tranquillamente, si può mettere qualsiasi antidoto. Si mette prima la crema idratante, diciamo da giorno, e poi si mette il solare sopra. Oh sì, assolutamente. Quello che consiglio io prima di tutte le cose è di mettere l'acido ialuronico, però, perché quello protegge dalla disidratazione, quindi quello è fondamentale. Metterlo, lasciare che si assorba e poi mettere
qualsiasi cosa vogliate, l'idratante o il solare direttamente, come volete voi, non è... Per rispondere a Magda, come si chiamano le creme che produce Sonia, ho messo anche, metterò al termine della diretta il link della pagina di Sonia, lei è Sonia Rovesti Cosmetics Skincare, adesso non so per il nome preciso, comunque Rovesti Skincare. Allora, poi vediamo ancora qualche domanda e poi terminiamo, che le dirette con Sonia sono sempre così lunghe perché ci sono tante domande. Allora, per chi soffre di eritema solare, anche usando creme con filtri 50+, ovvero cosa suggerisci per chi soffre di eritema solare? Per chi soffre di eritema solare, allora, intanto suggerisco di utilizzare creme diverse, quindi le creme 50+ va bene, ma con filtri fisici, perché chi soffre di irritazione della pelle, è vero che l'irritazione è dovuta al sole, ma significa anche che ha una pelle particolarmente sensibile. Mm-hmm. Quindi in quel caso il filtro chimico è dannoso molto di più che su una pelle normale. Però suggerisco una cosa che ho portato anche, suggerisco di prendere meno sole possibile e proteggersi con un cappello. E anch'io qua ho detto bisogna... La protezione migliore nei confronti del sole è una protezione fisica proprio, quindi è cercare di filtrare il raggio solare. Questo va bene soprattutto per i bambini piccoli, in cui la pelle non è ancora formata completamente, quindi non ha ancora proprio tutti i melanociti che funzionano come devono. Per cui cappelli, magliette, soprattutto nelle ore, ci sono delle ore brutte del sole. Ecco, chi soffre di eritema solare, nelle ore brutte non si deve esporre al sole. Le ore brutte, me lo insegnavano già quando ero bambina, sono le ore che vanno dalle 10:30 della mattina fino alle 3:30-4 del pomeriggio. Uh-huh. Quella è la fascia centrale, è la fascia in cui i raggi del sole sono più perpendicolari, sono più aggressivi sulla nostra pelle, per cui se avete la pelle chiara, se il vostro fototipo è proprio di capelli biondi biondi e pelle molto chiara che si abbronza con difficoltà, a quell'ora al sole proprio non ci dovete stare. Quindi mettetevi sotto l'ombrellone, potete tranquillamente stare in spiaggia, ma sotto l'ombrellone. Che poi voglio dire anche una cosa, io, a me non piace tanto espormi al sole, vado ovviamente perché un pochino di colorito mi piace, ma voglio dire anche alle persone che pensano che se ci mettono ad esempio 50 di protezione o 20, hanno questo pensiero che non si abbronzano per niente, invece no, io ho messo sempre 50 perché io sono un po' fissata, quindi anche se tu dici 20 io mi metto sempre protezione totale, però mi abbronzo lo stesso e nonostante non mi metta a mezzogiorno al sole, quindi o mi abbronzo fino alle 11 e dopo le 4, io ho sempre un colorito, ovviamente non super abbronzato, ma sempre un colorito e ho notato anche che mi rimane molto più a lungo, cioè non va via. Certo, perché è una pelle non aggredita, ma è stimolata piano piano a formare la sua melanina e quindi è una pelle curata, giustamente, brava Petra, complimenti. Cioè il raggio del sole penetra, ma non così aggressivo. Direttamente, come, subito, veloce. Direttamente subito veloce, quindi non crea danni sotto e i melanociti sono belli tranquilli a produrre la loro melanina con calma, con i tempi che hanno bisogno, perché la melanina, non è una cosa che non ho detto, non viene prodotta istantaneamente, non è che io esco, mi metto al sole e subito mi abbronzo, ci vogliono almeno 3 o 4 giorni perché venga prodotta e abbia il tempo di risalire gli strati della pelle fino ad arrivare a proteggerla, quindi fino a che si veda. Quindi fino a che
il raggio del sole non ha fatto produrre la melanina e questa non è salita, la nostra pelle non è protetta e quindi bisogna proprio diciamo prestare attenzione. E qua chiede ancora due domande, poi terminiamo. I solari colorati come funzionano? Probabilmente si riferisce a quelli per bambini che ti colorano la zona dove hai spalmato la crema. Non so, Luana, cosa... No, ci sono dei solari colorati nel senso che ti fanno anche diciamo sembrare abbronzata, come se fossero dei, chiamiamoli, fondotinta, però con il fattore di protezione. Possono andare bene, quello non è assolutamente controindicato. Invece ci sono anche quelli per i bambini che sono blu, per cui vedi esattamente dove gliel'hai spruzzato e dove no. E quello, però poi non rimani blu, cioè quando spalmi, come funzionano quelli? Cioè sono blu, però poi quando ti spalmi... Dipende dalla scelta del formulatore, quindi poi in genere sono blu e quando spalmi il blu se ne va, nel senso che si assorbe all'interno della pelle. Ecco, chiedono sempre sì del Cipria con SPF, cosa ne pensi? Come creme colorate. Sì, può andare bene, come creme colorate possono andare bene, comunque vale come regola che meno filtri chimici si mettono sulla pelle, più la pelle sta bene e quindi più il film idrolipidico rimane equilibrato. Purtroppo questi filtri lo squilibrano un po'. Dopo metteremo l'elenco di quello da cercare che non ci sia all'interno dei fondotinta, all'interno delle creme colorate, eccetera. E qua mi scrivono, e se si mette l'olio d'oliva o diversi oli, quelli abbronzanti per abbronzarsi? E quello non c'è nessuna protezione lì. Non c'è nessuna protezione, quindi dipende dal fototipo che hai e ti scotterai a un certo punto. Non è che l'olio d'oliva fa abbronzare di più. È idrata forse la pelle, la sensazione di avere la pelle più morbida? Si dà emollienza sulla pelle, ma non c'entra niente con il fattore di protezione, per cui... Allora, ultima domanda... che cosa ne pensi degli integratori prima di andare al mare? Perché ci sono certi integratori che diciamo in qualche modo aiutano, adesso non mi ricordo esattamente a fare cosa, penso per... Il beta-carotene che aiuta, diciamo che stimola la produzione di melatonina. Sì, melanina, non melatonina. No, melanina, sì. La produzione di melanina, sì, può andare bene, però bisogna stare un po' attenti perché il beta-carotene è liposolubile e quindi può accumulare, se si esagera, perché ci sono anche quelli che esagerano poi e quindi non ne prendono una compressa al giorno e dicono bello, allora mi prendo una bella confezione, mi prendo 5 pastiglie al giorno così mi abbronzo di più. Il beta-carotene, essendo liposolubile, si accumula nel fegato e quindi può essere che poi crei disturbi al fegato. E quindi sì, è una cosa che può essere utile. L'abbronzatura, come tutti i pigmenti colorati che mangiamo, potrebbe risultare un pochino più arancione. Però sì, può essere una cosa buona. Non la vedo in realtà una cosa così utile, così indispensabile. Okay. Ho ancora io l'ultima domanda, se posso. C'è qualche differenza tra il dopo sole, diciamo la crema da usare d'estate che viene chiamata dopo sole, o si può benissimo usare una crema idratante normale da corpo, visto che d'estate c'è sempre questo il dopo sole da applicare? Si può utilizzare una crema che abbia degli attivi giusti, in un certo senso, nel senso che un buon ingrediente che deve esserci nella crema che si usa dopo l'esposizione al sole deve essere ricca di aloe.
Questo è quello che consiglio io. Quindi l'aloe vera è un idratante, è un restituente, un remineralizzante, un lenitivo, ha delle proprietà meravigliose, quindi cercare una crema da corpo, non è necessario che ci sia scritto dopo sole. Dopo sole è un po' un claim, però una crema che sia ricca di acido ialuronico e aloe, perché la pelle esposta al sole si è disidratata necessariamente, anche se noi l'abbiamo protetta, siamo stati attenti, tutto quello che potevamo fare l'abbiamo fatto, però quello che succede è che dell'acqua è evaporata, per cui restituire con aloe vera e con acido ialuronico. Queste sono le due cose che mi sento di consigliare di più, oltre al fatto che la crema sia fatta con una struttura amica della pelle, che significa che devono esserci degli oli e dei burri naturali, perché questi riescono a penetrare all'interno della pelle e a dare emollienza. Quindi cercate che non ci siano siliconi ai primi posti e che non ci sia scritto paraffinum liquidum, quindi che non ci siano oli minerali. Gli oli minerali sono oli che non penetrano all'interno della pelle, non fanno male alla pelle, ci mancherebbe, ma non fanno niente e fanno sì che i principi attivi non penetrino. Quindi oli naturali, aloe vera e acido ialuronico. Questo deve esserci in un dopo sole. Quello che mi sento di dire. Ok, bene, direi che possiamo terminare qui, altrimenti so che ci sarebbero ancora argomenti e ci sono ancora qualche domanda, però insomma credo che abbiamo già detto tantissimo. E sicuramente tu hai anche fatto sulla tua pagina qualche diretta, cioè so che fai molte dirette, quindi per chi è interessato può andare anche sulla pagina di Sonia Rovesti a vedere altri argomenti che ha trattato, magari potrà rispondere anche a qualche domanda che avete fatto che non riguardava la protezione solare, quindi metterò appunto il link così potete andare a vedere anche la pagina di Sonia Rovesti. Sonia, io ti ringrazio, anche oggi sei stata molto chiara, con tante appunto esempi, anche ci è stato di aiuto molto vedere anche le foto che hai che mi hai inviato per pubblicarle, quindi ti ringrazio tantissimo. Ci mancherebbe, sono contenta di poter essere stata utile, vi bacio e ci vediamo a ottobre, magari ottobre. Con per parlare di macchie solari. D'accordo, grazie mille Sonia. Niente, arrivederci ciao. A tutti. Ciao ciao. Bene, mamma mia, con Sonia davvero le dirette sono, superiamo sempre quasi l'ora. Ma proprio perché è un argomento della pelle che interessa quasi tutti noi, quindi soprattutto adesso prossimi all'estate, quindi è il momento di andare ad esporci, quindi è molto importante sapere queste, avere queste informazioni. Io concludo qui questa diretta e rinnovo l'invito perché domani non abbiamo nessun ospite. Quindi invito di nuovo chi vuole venire con me in diretta per appunto parlare della vostra esperienza con lo yoga facciale, oppure se volete che verifichi come fate gli esercizi che avete appreso durante questi 45 giorni, quindi come ho fatto qualche giorno fa con le due ragazze che hanno richiesto appunto di venire in diretta con me, se c'è qualcuno di voi che ha piacere di farlo, che magari pratica lo yoga facciale già da tanto tempo e vuole condividere con tutti noi i risultati, oppure dire insomma come si trova, come, che difficoltà ha o che risultati ha ottenuto, siete benvenuti. Per venire con me, cosa dovete fare per venire con me in diretta? Basta che mi inviate via Messenger un messaggio privato oppure scrivete a info@visoinforma.it e vi dirò come si fa. Ovviamente scrivetemelo prima della diretta, almeno qualche ora prima, ok? Così io vedo chi c'è e seleziono, ovvero vedo come farvi partecipare. Quindi io vi ringrazio, grazie per aver seguito questa diretta e ci vediamo domani sempre alle 5:30 qui sulla pagina Visoinforma. Un abbraccio e buona serata. Ciao!